Digimonia Rapporto e benvenuti in questo nuovo video. Spero, raga, che non si sente il ventilatore di sottofondo, ma non si sta in questi giorni. Dopo Rimini ci saranno 40 gradi e mi passa la voglia di vivere in realtà con 40 gradi, però sono qui comunque insieme a voi per fare il video acquisti del Rimini Comics, perché mi andava di farlo e appunto, come vi avevo già anticipato nel vlog, farò comunque anche uno shorts per farlo molto più veloce. Però se nel caso vi interessa sapere quanto ho speso e dove li ho recuperati, perché di alcuni ho i nomi degli store che sono anche degli store online, beh, venga. Il primo giorno, che non è il giorno in cui ho fatto il vlog, perché il vlog l'ho fatto solo la domenica, è stato il giorno, diciamo, più proficuo in realtà. La mia idea era di fare pochissimi acquisti, se non delle cose necessarie, tipo robine proprio che cercavo da anni questo giovedì. E devo dire che effettivamente la cosa più necessaria che cercavo l'ho trovata subito, raga, e ce l'aveva solo uno stand da cui poi domenica ho preso altre cose e basta, cioè, ce l'aveva solo lui, raga, sono impazzita e quindi ho deciso di acquistarlo a prescindere. Sto parlando, raga, del Funko di Buggy. Ho preso il Funko di Buggy perché ero disperata, non sapevo se mai l'avrei trovato in vita mia, perché è andato esaurito ovunque, non si trova, sta a cifre folli, molto folli, e questo addirittura è hot topic. Ma è felice perché la cercavo. La cercavo tantissimo. Buggy è il mio personaggio preferito di One Piece. Ci ho fatto anche un set in cosplay, l'ho portato in fiera e appunto dovevo assolutamente averlo da quando l'hanno annunciato. Purtroppo non sono riuscita a trovarlo nelle fiere in cui sono stata prima di Rimini, e a Rimini c'era solo questo. In uno stand, solo questo. Quindi, che culo, cioè, che botta di culo. Non pensavo di trovarlo, ma l'ho trovato. Me felice. Lo store dove ho acquistato Buggy è questo qui, ovvero Wumpa. Quindi, per chi fosse interessato, c'ha un sacco di Funko Pop e neanche di veramente rare, come appunto Buggy e come appunto un'altra Funko Pop che sempre cercavo, ma che ho recuperato solo in seguito la domenica quando ho fatto il vlog, ed era un Funko che mi mancava di Yu-Gi-Oh, ovvero lo spadaccino silente, mi pare che sia quello con livello 3, livello 2 e via dicendo. Io ho il glorioso soldato nero, però questo mi mancava perché in Europa non è uscito, e anche questo io in fiera non è che l'ho mai trovato chissà quanto comune. Ovviamente, cioè, ho avuto fortuna che quello stesso store la domenica appunto l'ho esposto, se no lo avrei preso appunto giovedì. E quindi questi sono gli unici due Funko che mi sono portata a casa. Due Funko che cercavo, soprattutto Buggy, perché mi ha fatto uscire scema. Tra l'altro lo store le vendeva direttamente con il box protector, quindi da Dio top. E quindi eccoli qui, due funchini, che era un po' che non compravo Funko effettivamente, me felice. Due Funko che cercavo, ma non erano le cose che in realtà avrei dovuto acquistare, proprio preciso. Per chi ha visto il vlog sa benissimo che avevo fatto una lista di quello che volevo prendere per quanto riguarda ovviamente il mondo videoludico, e per chi appunto ha visto il vlog sa che non ho trovato assolutamente niente di quello che cercavo. Però prima di arrivare a quel punto lì vi faccio vedere velocemente altre cose che ho preso. Io sono una grandissima amante di Rui, quindi in un solo stand ho trovato questo piccolino qui, questo piccolino qui, che è un portachiavi che diventa anche una minifigure in acrilico, carino, e aveva anche questo piccolo sticker sempre di lui. Uniche cose che ho trovato di lui, perché di lui non si trova mai un cazzo, non se lo caga nessuno, poverino. E in altri store, per chi mi segue da tempo, ho preso delle cartoline, perché io amo le cartoline. C'era l'offerta 5 euro per 3, normalmente una cartolina, penso si chiamino cartoline, costa 2 euro, e ho preso questa qui di 2B, perché ultimamente sono veramente infognata con la saga di Nier. E ovviamente, come non potevo prendere queste di FNAF, raga. Cioè, dai, io che sono fan assoluta di FNAF, infatti il 25 luglio esce il DLC di Security Breach che devo assolutamente giocare, non potevo farmi
scappare queste due cartoline. Che tra l'altro questa cartolina qui è la stessa, è la formata mignon delle poster che avevo preso a Milano Comics quella volta. Ben felice, queste le appenderò insieme alle altre cartoline che ho già, perché sto facendo una colonna solo di cartoline. E poi passiamo agli acquisti videoludici, perché è la cosa che ci interessa di più. Nella mia lista c'erano appunto come titoli da recuperare i 3 Patapon, che effettivamente avevo trovato in fiera, ma non mi andava di spendere 30 euro l'uno. Diciamo che la mia idea era spendere un pochino di meno, quindi alla fine ho deciso di lasciarli lì dove erano. Tutti gli altri titoli dalla mia lista non c'erano. Adesso vi dico anche che lista era, perché non era una lista in realtà chissà quanto difficile, erano più o meno titoli recenti. La mia lista era composta da The Sims 3, Cooking Mama, il nuovo per la Switch, Just Dance, tutti tranne il 2014, 2015, 2019 e il 2021, perché ce li ho già, il primo Octopath, Nintendog Bassotto e Luigi Mansion 1, ovviamente oltre ai vari Patapon. E se proprio avessi trovato Resident Evil Revelation 1 l'avrei preso, se no quello era bonus. Quello, diciamo che non lo sto cercando perché ce l'ho già, però se lo trovavo per PC, bene. Ecco, della lista non c'era assolutamente nulla, anche perché di stand di videogiochi ce n'erano due: uno videogiochi per passione e l'altro è Game & Movies. Per il resto non c'era assolutamente nient'altro di videogiochi, quindi erano gli unici due stand dove appunto si potevano acquistare, e nessun dei due avevano quello che avevo nella lista. Solo appunto Game & Movies, che aveva giusto i primi due Patapon, però non me la sentivo di spendere 30 euro nei due Patapon. Diciamo che quelli posso anche recuperarli in seguito, perché comunque li ho già giocati ed è giusto per valore collezionistico, perché me li avevo fatti prestare. Quindi da videogiochi per passione, ci passo abbastanza spesso in fiera perché c'ha delle belle chicchette, ho deciso di recuperare Nier, ovviamente solo per fattore collezionistico questo. Questo qui l'ho pagato 30 euro, il Nier per la PlayStation 3 sigillato, c'ho ancora il sigillo PlayStation 3, e l'ho preso per fattore collezionistico perché appunto ultimamente mi sono infognata tantissimo con la saga di Nier, ma proprio tanto, cioè c'ho quasi la fissa, quasi però, quasi. Quindi avevo deciso che quando sarei ricapitata in fiera lo avrei acquistato. E questo qui l'ho preso direttamente giovedì. Giovedì avevo degli obiettivi, non quelli della lista. L'unico obiettivo che avevo era Lollipop Chainsaw, ma sto Lollipop Chainsaw per PlayStation 3 è impossibile trovarlo da qualsiasi parte, quindi mi sono arresa e ho dato precedenza a Nier per questo giro. E quindi eccolo qui. Questo qui non ce lo avevo, c'ho Automata, c'ho Replicant, c'ho la collector di Replicant, ma non avevo la versione PlayStation 3 di Nier. E subito che a recuperare i Duncan Guard, o come si chiamano, c'ho un vuoto di memoria, non so se quelli comunque collegati ai Nier, perché quelli mi mancano, però un passo alla volta, pian pianino. Per adesso mi sono occupata dei Nier. Un altro gioco che ho preso, che effettivamente c'era un terzo store stand che aveva videogiochi ma ne aveva pochissimi, diciamo che non era ultra mega fornito, perché comunque aveva anche altre cose tipo fumetti, DVD, Funko Pop e via dicendo. E in questo stand qui ho deciso di prendere un solo titolo, perché come l'ho visto, cioè, il mio cuore ha iniziato a battere e piangere per la nostalgia, perché non credevo che esistesse questa edizione. L'avevo completamente ignorata perché non conoscevo l'esistenza. Raga, sto parlando di questo, raga, 35 euro la Galactic Edition completa di tutto. E io, raga, ho passato le mie ore su Spore, ok? Le mie intere ore. Come non potevo prenderlo? Come? Tra l'altro io di Spore ho anche la versione per la Wii, il gioco per la Wii, che mi è piaciuto tantissimo. A nessuno è piaciuto, a me sinceramente ha divertito come non mai quello per la Wii. Ci ho passato un sacco di ore. E quindi quando ho visto questo in quello stand, non potevo lasciarlo lì per 35 euro, che bene o male comunque è il prezzo che si trova tranquillamente online. E raga, cioè dai, vi prego, è bellissima. Sono troppo felice. Penso che questo sia uno degli app più belli, oltre a Buggy, che ho fatto. Perché non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, perché giovedì questa non era esposta, è stata esposta appunto direttamente, penso, domenica, perché io l'ho vista solo domenica, perché comunque io gli stand di videogiochi che ci sono in fiera, io li bazzico tutti, non le lascio neanche uno, e mi ci fermo parecchio comunque. Quindi questo non l'avevo visto, probabilmente è stata tirata fuori dopo, perché è risaputo che nelle fiere comunque le cose migliori le mettono il sabato e la domenica, quindi per fortuna nessuno ti ha portato via, t'ho portato via io. Bellissima,
top, è completa proprio di tutto tutto, c'ha l'artbook, poster, gioco e via dicendo. Ed è italiana. Bene, direi che siamo arrivati all'ultimo acquisto di questo Rimini Comics che mi manca di mostrarvi e che avevo completamente rimosso dalla mia lista acquisti. È un titolo recente questo, è un titolo che ho cercato in lungo e in largo, ho fatto anche il video sul canale dove lo cercavo e via dicendo, anche sui vari social. E raga, in fiera mi si è presentata lei, raga, Raincode, che tra l'altro sto divorando, che ancora non ho finito, quindi ancora un po' ci vuole per il video cosa ne penso di questo titolo qui. Però raga, quando io l'ho vista, che poi non l'ho neanche vista io, perché io stavo guardando tutto il resto ma non stavo guardando il reparto collector da Games and Movies, e quindi ho lasciato perdere. Me l'hanno fatta notare, ce n'erano due. Questa qui l'ho portata via per 100 euro invece che 110. Dovrebbe essere l'edizione non europea, credo, perché c'è USK, dovrebbe essere quella tedesca, però dietro c'è scritto anche in italiano, quindi a me non sono così fissata ad avere tutto precisamente edizione italiana. Mi bastava comunque avere la collector in collezione per avere l'artbook e per avere soprattutto il peluscino di Shinigami, perché mi fa morire raga quello. E questo è stato l'acquisto più costoso appunto di questo Rimini Comics. Tra l'altro non vi ho detto i prezzi delle due Funko. Questa qui l'ho pagata a 35, la il Spadaccino Silente, e questa mi è stata praticamente regalata, quindi non so se sia corretto dire il prezzo, però è stato un regalo, e questa qui costava 60. Però era l'unico Buggy, raga, io ho paura che Buggy salirà ancora molto di prezzo come Funko Pop, quindi più che aspettare che arrivasse a 120, cioè abbiamo valutato, non volevo farmi regalare un Funko da 60 euro, però abbiamo valutato che spendere 120 tra qualche mese non aveva tanto senso, e quindi a sto punto eccolo qui, che comunque bene o male su eBay le cifre sono quelle, c'è chi la mette a 30 spedizione 20, c'è chi lo mette a 40 spedizione 10 e via dicendo. Quindi, e niente raga, questi sono stati i miei acquisti video ludici di questo Rimini Comics. Non avevo intenzione né l'idea di in realtà prendere così tante cose, non mi aspettavo in realtà di trovare cose che cercavo tra virgolette, perché non erano le principali che cercavo, però va bene lo stesso. Però eccole qui, fatemi sapere con un commento qui sotto voi cosa avete acquistato durante questo Rimini Comics, se avete acquistato anche voi Funko Pop, oggetti video ludici, se avete acquistato dei mini poster o comunque dei poster, se avete acquistato delle action figure, delle mini figure come questa robina qui, portachiavi, adesivi, così da far quattro chiacchiere in compagnia qui sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi acquisti, se voi li avete fatti, se li cercate e via dicendo. E io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio tantissimo per averlo visto fino a qui, come sempre vi invito a seguirmi su tutti gli altri social, quindi Instagram, sito Viola, qui su YouTube. Se ancora non l'avete fatto, cliccate su iscriviti, lasciate un mi piace e un commento. Instagram appunto per rimanere aggiornati bene o male sulla mia attività quotidiana, anche se ancora ultimamente sto dormendo tutto il pomeriggio perché c'è caldo, mi devo riprendere da Rimini e il più lavoro, quindi macelli. In questo momento sto sudando sulla sedia, c'è un ventilatore puntato. È caduto lui! Sto caldo direi che toglie le forze a tipo la maggior parte delle persone. Ma soprattutto fatemi sapere anche se voi c'eravate a Rimini, come è andato il vostro Rimini, se vi siete divertiti, così sempre per fare quattro chiacchiere. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, e noi ci vediamo al prossimo video, prossima live verso settembre, dovrei ricominciare comunque a farle tranquillamente su tutti gli altri social e comunque in fiera. Grazie ancora per tutto e Digimoni passo e chiudo.